disaster of Chernobyl has shown exactly how dangerous this technique is. But the second motivation goes further, because we need to make an energy transition from a centralized system to a decentralized system. And we want citizens to play a huge role in it. We want citizens not only to be customers, but also to become producers, energy producers, and to be part of this transformation process. So we want everyone to have a vote on what we decide, and everybody become involved in the process of the energy transition. Il tema dell'energia elettrica è sempre più importante oggi più che mai, anche in seguito alla crisi. Come movimento cooperativo è da anni che discutiamo al nostro interno per cercare di aiutare un percorso di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Esperienze nell'ambito della cooperazione importanti ce ne sono. Sono forme di cooperazione che forniscono energia elettrica, diciamo, in ambiti montani dove l'energia è difficile portare, no? E quindi è un contributo importante per rendere abitabili dei territori che altrimenti avrebbero delle difficoltà. Una forma cooperativa fatta di utenti, che sono i cittadini, un modello che è anche molto diffuso in America proprio per la produzione di energia elettrica. Ma cosa significa cooperazione? Cosa significa cooperazione all'interno di un sistema come quello di SECA? Significa dare dei benefici concreti ai nostri soci, perché la nostra energia, oltre che essere un'energia rinnovabile prodotta dall'idroelettrico, significa dare una ricaduta al territorio stesso, che ormai ha superato il costo per la bollettazione, ha un differenziale rispetto alla bolletta Enel per gli utenti di oltre il 50%. Questo è un dato che si capisce che per la nostra compagine sociale non è cosa da poco. Non è cosa da poco perché all'interno della nostra compagine ci sono oltre quasi 3.000 soci, ci sono oltre 5.600 utenze, ci sono tutte le famiglie di un'intera vallata, dei 6 comuni dove noi distribuiamo energia elettrica, ci sono le imprese, c'è la comunità montana della Cara, c'è il polo sciistico della Zoncolan, ci sono insomma tutte quelle compagini che possono permettere di parlare di economia in montagna, ma soprattutto possono permettere di mantenere vivo quel tessuto economico che grazie alla differenziazione del prezzo energetico oggi vivono, o meglio, purtroppo in questi momenti sopravvivono grazie ai nostri benefici.